Salve, benvenuti nella mia cucina errante per una nuovissima ricetta, molto strana, eh? Allora, intanto volevo dirvi che vi ricevo con un cerottino qua, che è dovuto a un piccolo intervento che sto facendo e che mi crea una piccola crosticina che provo, che copro, perché è più bello così. Comunque, questa cosa piano piano passerà e non la vedrete più. Allora, questa ricetta molto strana si consiste in salmone grigliato con una cremosa salsa di funghi. Allora, intanto ho già trifolato i funghi, li ho preparati e adesso dovrò condire il salmone. Sono due fette di salmone che ho preso surgelato, ma con il salmone fresco viene ancora più buono, con il salmone sì. E quindi adesso le condirò mettendoci un po' di erbe di Provenza, un po' di pepe e le passerò un attimo un pochino nel pan grattato. Poi le farò arrostire dentro la padella con un pochino di olio e dopo tirerò via il salmone e preparerò la salsa. Cosa farò? Vedrete, prenderò un po' di olio, ci metterò dentro un po' di farina di ceci e la mescolo in modo da crear fuori una pappetta. Dopodiché ci aggiungo un po' di latte. Io non ho messo il latte, ho preso il coso di riso perché mi piace di più e piano piano la farò addensare, ma ci vuole pochissimo tempo. Poi aggiungo i funghi e poi aggiungo il salmone all'ultimo momento. Quindi è una ricetta strana perché in realtà quello che devo fare principalmente è cucinare la salsa cremosa di funghi. Quindi adesso cominciamo a lavorare e vediamo di fare questa ricetta buonissima. Ecco il mio piatto firminato. Come avete visto, la parte più complessa è la salsetta dei funghi, i funghi trifolati. Come avete visto, io ho sciolto la farina nell'olio. Perché? Perché intanto questa farina con l'olio diventa molto cremosa e assolutamente non fa grumi. Quindi quando poi l'aggiungete alla salsa con dentro la bevanda al riso o la bevanda alla soia o quello che volete,
si scioglie subito e immediatamente si cuoce, quindi è un modo molto veloce per addensare una pasta e fagioli, una salsa, una qualsiasi cosa. Allora, vi auguro buon appetito, mi raccomando, mettetemi i like. Io sto preparando delle polentine fritte come l'altra volta, perché a noi ci piacciono molto e le usiamo come pane. E poi vi ricordo che sto preparando questo piccolo corso di una lezione sola, in cui parlo della cottura alla pentola a pressione, che credo che farò più o meno verso la fine di novembre. Per il momento vi saluto, vi auguro buon appetito e mi raccomando, mangiate cose buone e sane e fate molti chilometri con i vostri camper. Alla vostra!